È un paio di mesi che ho questo scooter e devo dire che fortunatamente ho azzeccato la scelta, almeno per adesso. I pro e i contro di questo scooter della BMW. Allora, i pro sono: il primo, sicuramente una stabilità di marcia incredibile. Tu puoi lasciare il manubrio e lui sta dritto, non c'è una vibrazione neanche ad alta velocità. Devo dire, l'inserimento in curva, sul bagnato, sembra di averne tre di ruote davvero, perché un po' le ruote sono generose e un po' perché appunto la stabilità ciclistica dello scooter fa sì che uno possa fare tranquillamente le curve e i cambi di direzione con una rapidità e con una velocità incredibile. Sembra di stare veramente su una bicicletta. Dopodiché, cos'altro? Beh, i consumi, va ad aria, consuma niente, fai 30 rotti al litro, è una meraviglia, perché faccio benzina ogni 2 settimane, io faccio una 30ina di chilometri al giorno per andare a lavoro, tra andata e ritorno, e devo dire che i chilometri non finiscono mai, cioè devo dire tanta roba. Altro plus non da poco, la potenza. Allora, oltre i 100 bisogna un po' aprire, fa un po' fatica, però devo dire che l'allungo, cioè dai 70-80, il sorpasso, tanto per capirci, difficile, lo fa molto molto bene, quindi ha proprio un bello spunto, una bella coppia. Devo dire che da questo punto di vista non mi sono mai sentito insicuro su questo mezzo. La valassina che io faccio avanti e indietro, chi lo conosce lo sa, è una specie di giungla al mattino, e bisogna avere un mezzo che ti permette di essere molto rapido, di sgattaiolare molto facilmente e anche di aprire quando serve. Contro sono 2 o 3, non tanti fortunatamente. Il primo, la protezione aerodinamica, col cupolino di serie si piglia un sacco d'aria. Ho già ordinato il cupolino più alto perché sto veramente ghiacciando, adesso fa un po' fatica. Tra l'altro volevo farla prima questa recensione, ma come l'ho comprato, attaccato a piovere, ho preso tanto di quell'acqua che insomma. Per cui dicevo, protezione aerodinamica scarsina, ci vuole qualcosa di un pochino più più grosso per coprirti, perché di aria ne arriva tanta, e tra l'altro anche d'estate comunque sul casco c'è un frastuono della miseria, perché il getto dell'aria che arriva col cupolino piccolo è veramente molto elevato, quindi dà un po' fastidio. L'altra cosa negativa è che nel momento in cui si decelera e si lascia l'acceleratore, in più di un'occasione sembrava forse che la frizione facesse fatica a staccare, per cui in un paio di momenti magari il motorino un po' freddo si è spento. Devo dire che questa cosa è successa soprattutto con attaccati sia il riscaldamento a manopole che il riscaldamento a sella, quindi potrebbe essere anche che lì la batteria magari non è più nuova e quindi fa un po' fatica a tenere acceso quando l'assorbimento di corrente è troppo alto. Però lo devo segnalare, insomma, in frenata ogni tanto mi tocca risgasare per evitare che, perché mi sembra che si stia spegnendo, poi magari non si spegne, però mi sembra che si stia spegnendo. Altra cosa negativa, l'acceleratore. Dunque, ha una corsa un po' strana, tale per cui se tu tieni aperto, sei in marcia, per fare uno spunto, per fare un'accelerazione veloce, bisogna veramente girare molto il polso, ed è faticoso, tanto che ogni tanto mi tocca prenderlo così, l'acceleratore in partenza, per tenerlo così in posizione comoda mentre sono in viaggio e in marcia normale, e per dare l'allungo riesco a girare il polso, perché altrimenti mi sono trovato a dover guidare proprio col polso molto piegato. Questa cosa non l'ho capita ancora, devo capire bene perché è così, però insomma dà un po' fastidio, devo dire la verità. Per il resto, ragazzi, uno scooter meraviglioso, costruttivamente fantastico, un sottosella meraviglioso, i portagetti ci sono e sono veramente fighi. Achilles ha il tastino per il blocco a sterzo, che tenendolo premuto rimane bloccata la ruota. Bene, dai, sono contento, per adesso va che è un piacere, speriamo, facendo le corna, perché con i mezzi meccanici sapete com'è, no? C'è sempre il rischio che qualcosa si scassi, però devo dire che per adesso sono molto molto soddisfatto. E in buona sostanza lo consiglio. Ovviamente consiglio i modelli dal 2020 in poi, quelli dal 2018, 2019, 2020 hanno avuto un sacco di problemini, li hanno richiamati più volte, quindi se lo cercate e lo prendete usato, come ho fatto io l'ho trovato usato a 2000 km, quindi praticamente nuovo, però vi conviene sicuramente evitare i modelli di quelle annate, perché hanno avuto un sacco di problemi. Infatti sul mercato se ne trovano parecchi a costi abbastanza contenuti, ma statene lontani, secondo me è meglio. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!